oggi è uno dei pochissimi posti che ci sono rimasti per riunirci come comunità e ragionare su noi stessi. Nel percorso di ricerca che ho fatto su il mito di Fanes e quindi tutto l'epos ladino, ho incontrato Ulrike Kindle, che è una ladinista che si è occupata per tantissimo tempo appunto di sviscerare i contenuti che sono nascosti all'interno di questi racconti. E il principio su cui lei si sofferma molto è il fatto che i miti, essendo racconti estremamente arcaici, non procedono tanto attraverso il discorso logico quanto attraverso immagini, visioni, che vanno a raccontare, a cercare di rispondere a quelle che sono le domande fondamentali che bene o male riguardano tutte le comunità. Anche ieri avevi paura del domani. Il domani può sempre peggiorare. Sì, ma oggi guarda qua. E sono domande talmente profonde che appunto probabilmente hanno bisogno di un linguaggio più universale rispetto al racconto, alle parole. E questo discorso sulle immagini, sui simboli, mi sembrava molto azzeccato per il tipo di linguaggio che in qualche modo sto studiando, quindi il teatro Durerà, visuale. durerà. Sono secoli che dura. Ma se dovesse finire, se un domani tutta questa abbondanza dovesse finire. No, quelli là ricomincerebbero subito, se non qua, da qualche altra parte. Frena, frena, aspetta. Intendo dire se dovesse finire del tutto. Vuoi dire? Se si ricordassero. Claire Frank-Wieser, che appunto ha studiato l'aspetto antropologico che sta dietro, che sta dentro il mito di Fanes, racconta che in modo fantasy uno dei momenti cruciali dell'umanità che viene raccontato riguarda il rapporto con la natura e con l'ambiente. Infatti il popolo di Fanes è un popolo che vive su questi monti pallidi. E le protagoniste, le regine che guidano questo popolo, a volte esprimono i loro sentimenti, le loro emozioni attraverso, per esempio, le modifiche del paesaggio. Quindi stiamo parlando probabilmente di un periodo in cui questa comunità, in cui le comunità in generale, avevano un rapporto di totale simbiosi con la natura. Prova a contare le pecore. Mi fa venire fame. Devi metterti in testa che qua siamo al sicuro. Che ne sai? Quale parte vuoi sentire? Quella nera della caduta. Ad un certo punto, questo popolo di Fanes viene sconvolto dall'arrivo di un re straniero che nel mito, appena prende il potere, inizia ad essere ossessionato per la ricerca di questa città sotterranea piena di tesori, che secondo Claire Frank-Wieser rappresenta il momento in cui l'umanità ha iniziato a scoprire le miniere e quindi a ricavare le risorse per vivere in modo violento rispetto alla terra. Il sole stava calando. Siamo saliti tra i dirupi, nascondendoci tra gli anfratti, fino a scendere sottoterra. Camminavamo in fretta, dietro alla nostra regina, ripetendo le parole segrete dell'antico patto. Eravamo sette bambini e sette bambine. Andavamo sempre più a fondo nella montagna, perché alle nostre spalle un gruppo di caiute sfiutava la nostra strada. Claire Frank-Wieser fa un'analogia tra
una popolazione prevalentemente matrilineare in cui il potere poteva essere gestito anche in mano alle donne, che quindi non erano discriminate, e c'era un rapporto paritario tra i generi, e uno stesso popolo che aveva un tipo di rapporto di grande rispetto e di grande simbiosi con la natura, che guarda caso anche questa, no, viene ricondotta a un principio femminile. E entrambi questi tipi di rapporti non gerarchici, paritari, pacifici, vengono sconvolti da due altri sistemi esattamente opposti, quindi un rapporto violento nei confronti della natura, un rapporto violento e gerarchico nei confronti delle donne. Quindi credo che in realtà, per quanto nel mio spettacolo rimanga marginale il profilo della montagna, nella storia, nel mito di Fanes, sia cruciale e stia a simboleggiare qualcosa di molto più profondo che semplicemente un paesaggio. Ah, già. Possiamo sopportare di convivere con il cadavere di un bambino ammazzato alle porte del loro magnifico regno, ma non che noi, sapendolo, li guardiamo negli occhi. Sotto lo strato addomesticato, l'interno è sanguinario. Stronzate, è solo più comodo. Credere che la scia di sangue che si lasciano dietro sia parte dell'umanità, così come la natura l'ha creata. Non c'è menzogna troppo grossolana a cui gli umani non credano se va incontro al loro segreto desiderio di crederci.